Amici sportivi, un saluto da Giuseppe Capuano e dall'esterna 2 di Telegolfo RTG qui dal parquet del Pala Borrelli, dove fra poco andrà in scena quella che è la dodicesima giornata di ritorno della regular season del campionato nazionale di Serie B tra Basket Scauri e Luis Roma. Andiamo a conoscere immediatamente i protagonisti in campo. La squadra di coach Paccarie col numero 4 Faragalli Serroni, col 5 Difonso, 6 Veccia, 8 Beretta, 10 Scuderi, 11 De Dominicis, 12 Marcon, 13 Bonaccorso, 14 Martone, 16 Cefarelli, 18 Sorrentino e 19 Feruglio. D'altra parte risponde il Basket Scauri con lo 0 Andrea Zolezzi, col 5 Dante Ricciotti, 6 Vincenzo Provenzani, 8 Davide Serino, 9 Joshua Giammò, 13 Raffaele Marzullo, 14 Simone Manzo, 17 Alessandro Varga, 23 Federico Casoni e 35 Andrea Longobardi. Non vedo Claudio Giannetti in distinta, mi sembra di non vederlo neanche sul campo, quindi il giocatore è assente per problemi ad una gamba. Il coach ovviamente Renato Sabatino. Arbitri della gara il signor Francesco Praticò di Reggio Calabria e la signora Anna Rosa Nocera di Catanzaro. Scauri e Luis Roma, due squadre che occupano posti diversi in classifica, così vicini ma anche così lontani, dovremmo definire così. La Luis Roma è a 34 punti, praticamente è qualificata per il proseguo della stagione, per i playoff. Scauri invece è a quota 22 punti, quindi 12 lunghezze in meno, è lì pronta a cercare di staccare il biglietto salvezza. Ovviamente Scauri potrebbe chiudere questa partita salva questa sera solamente in una combinazione, cioè Scauri vince e Venafro perde, altrimenti rimane tutto in gioco. Da questa speciale lotta si è tirato fuori il Cagliari con la sconfitta di ieri, quindi Cagliari anche in caso di arrivo a pari punti con Scauri varrebbe la classifica avulsa, quindi non scavalcherebbe la squadra di coach Renato Sabatino. Per tutto il resto tanti se, tanti ma, tanti forse e soprattutto punti da fare sul campo per portarsi a casa una meritata salvezza. Anche perché nel caso di arrivare a pari punti Scauri e Venafro avrebbero la stessa quota, ma negli scontri diretti passerebbe la squadra molisana, che si è imposta anche qui sul parquet del Pala Borrelli. Si attendono le scelte dei due coach. Coach Paccarie, ormai storico coach da Luis Roma, se non altro anche commissario tecnico della squadra nazionale di Malta. Si attendono anche i giocatori dello Scauri, già pronto a scendere in campo Longobardi, l'instancabile Serino, Giammò, Provenzani e quindi si alzerà probabilmente il capitano Dante Ricciotti. D'altra parte già pronto il numero 10 Scuderi, numero 14 Martone, numero 13 Bonaccorso, numero 5 Difonso e numero 8 Beretta. La sirena dice che è tempo di iniziare questa gara. Difonso, Beretta, Scuderi, Bonaccorso, Martone per la Luis Roma, dall'altra parte Serino, Ricciotti, Provenzani, Giammò e Longobardi pronti per palla 2. Sarà il signor Praticò a lanciare il pallone tra Beretta e Longobardi. Gara che inizia in questo momento, possesso però che va a Scauri, va Ricciotti a giocarsi il pallone. Ovviamente il cambio d'orario ci porta in un Pala Borrelli alla luce del sole, potremmo dire così. Mentre c'è stato questo errore, allora Difonso può imbastire per i suoi, fa viaggiare il numero 13 Bonaccorso. Difonso cerca la velocità dietro per Martone, a venire avanti Scuderi, va il numero 10 degli universitari sotto per Martone. Martone è arrivato da Ortona quest'anno a rinforzare una squadra che ha una grossa prerogativa, quella di tutti i giocatori. Tanto c'è uno stop, il fallo di Difonso
diciamo, una squadra che ha una grossa prerogativa, quella di tutti i giocatori giovani e che fanno parte del camp universitario della Guido Carli di Roma, della famosa LUIS Università, e i giocatori in campo sono la netta dimostrazione di come si possa fare sport e, perché no, seguire l'università anche con grandi risultati, perché se sono a questo livello nel campionato di Serie B, qualificati nei playoff già con largo anticipo, una buona preparazione deve esserci di fondo. Ricordo in un'intervista qualche anno fa, coach Paccarie mi disse: è difficile allenare una squadra universitaria perché quando sei sotto esame i giocatori non rendono, i giocatori non possono seguirti. Beh, quest'anno o ne hanno fatti pochi di esame oppure questo gap è stato colmato. Di Fonso la gioca per Beretta, le prese con Longobardi. Beretta è cresciuto in questa LUIS Roma, mette dentro sui primi due punti. Può ripartire Scauri con Ricciotti. Va Longobardi, la penetrazione, ne esce un gancio che però non permette di arrivare a canestro. Già 4-2 falli, c'è il fallo di Beretta. Si alza la paletta numero 1, ma è il secondo fallo cumulativo di squadra per la LUIS. Palazzetto non tanto gremito. Tanto il primo tiro di Longobardi toglie lo 0 dalla casella dei punti realizzati da Scauri. Secondo tiro di Longobardi, fa 2-2. Può ripartire allora Beretta per Di Fonso. Ancora per Beretta Scuderi. Ottima la sua prova lo scorso anno sul campo di Scauri. Con Martino Serino dopo questo rimbalzo vinto. Ricciotti, passaggio su Longobardi, porta palla, poi si propone Giammove, finisce a giocare la Longobardi, va al tiro, ferro sotto, non c'è nessuno a prendersi rimbalzo, allora riparte la squadra in maglia blu. Scuderi larga per la giocata di Bonaccorso. Di Fonso prova a scappare via Ricciotti, però Di Fonso cerca il gancio, a cercare ancora Bonaccorso. Penetrazione di Bonaccorso, si appoggia bene. Riparte allora Ricciotti, uno scavo di Guardingo, uno squadro che deve cercare punti, però l'ultima partita qui tra le mura amiche di Scauri fu quella contro Cassino. Intanto va fuori questo pallone. Quella contro Cassino e arrivò una bella prova, anche se con una sconfitta, ma comunque una bella prova per i Delfini. Intanto il pallone è rimesso in gioco, il dai e vai con Di Fonso che può salire a cospetto di Ricciotti. La penetrazione, arrivano altri due punti targati Scuderi. Riparte Ricciotti, non si è visto ancora Provenzani, poco servito. Lo serve in questo momento Ricciotti, Giammò arriva Serino a portare il blocco, riesce, tutto chiuso però, si riparte dietro da Longobardi, tiro da casa, il ferro, uno Scauri sempre tagliato fuori sotto, infatti subito Sabatino va a chiamare il time out, qui Longobardi legge bene, supera Di Fonso, prova a puntare direttamente il canestro, palla che resta lì, poi Giammò approfitta lui del pallone, può giocarla Ricciotti. Ricciotti prova per l'azione solitaria, poi Serino, tiro forzato per Serino, riesce comunque a insaccare il quarto punto di Scauri. Di Fonso la lascia per Scuderi, Scuderi per Beretta, finta di Beretta, prova a penetrare ma c'è il fallo di sfondo ai danni di Longobardi che si prende un ottimo fallo. Tanto time out, tutti in panca, Sabatino vuole subito i suoi in panca, anche perché qualcosa non sta girando tanto bene. Intanto Beretta al suo secondo fallo, quindi si accomoderà a fianco a coach Paccarie almeno in questo primo quarto per chiudere questi 6 minuti e 35. Ovviamente la luce non permette di vedere i tabelloni del Palaborrelli, meno male che la nostra grafica vi propone tempo e minuti oltre al punteggio. Starà facendo sentire sicuramente Sabatino, perché giustamente i suoi non stanno
prendendo come vorrebbe, soprattutto tanti tiri forzati, tanti tiri da lontano e di palloni persi. Eccolo qua il tabellone del Pallaborelli, lo vedete in controluce. Si torna in campo, nessun cambio per Scauri, mentre c'è stato il cambio per la Luis, dentro Cefarelli, fuori Beretta. La giocherà Provenzani, la Luis è altissima in questo caso. Giammò sulla corsa da parte di Provenzani. Ultimo tocco, diciamo, palla fuori, pallone, diciamo così, un po' funambolico in questi casi. Intanto c'è la correzione, sportività da parte della Luis, bello questo gesto da parte dei giocatori romani. E palla che ripartirà per Provenzani, lì al lato. Pallone ripartito per Ricciotti. Ricciotti porta a passeggio la sfera, il tiro di Longobardi. 7-6, c'è la tripla di Longobardi, il giocatore più ispirato di Scauri in questo frangente, mentre frana a terra Ricciotti. Sotto si danno fastidio Martone e Scuderi, anzi si trattava del numero 13, non Scuderi ma Buonaccorso. Sfera intanto a Provenzani che fa ripartire Ricciotti. Ciotti porta a passeggio Di Fonso, non c'è fretta, anzi si tratta di Faragalli che lui è entrato in campo dopo la sostituzione al posto di Di Fonso. Faragalli la gioca per Cefarelli, poi Scuderi prova a scappare via da Provenzani, va al tiro sbilenco, Provenzani può prendersi il rimbalzo in velocità. Faragalli più lesto di tutti vince ovviamente anche fisicamente in questo caso contro Longobardi. Poi c'è il tiro da Luis, rimbalzo che però è preda di Longobardi, può ripartire la squadra di casa. Ricciotti mezzo una selva di maglie blu, Longobardi ancora si impugna bene, e lui il mattatore. Allora Paccarier chiama i suoi in panca, anche perché c'è qualcosa che non va nella marcatura di Longobardi. Mi pare che Cefarelli non abbia preso le misure a Longobardi. Mentre Martone è impegnato a seguire Serino, Longobardi scappa via. Praticamente ha messo dentro 7 punti in questi ultimi, da un time out all'altro. 10-6, come si è capovolta, anzi 11-6. Il tabellone del Pallaborelli ci indica che ci sono 5 minuti e 23 da giocare. Scorrono i secondi del time out. Scauri deve cercare di fare un ottimo risultato quest'oggi, mentre si attendono anche gli aggiornamenti dall'altro campo, quello di Venafro, dove praticamente la squadra di Venafro sta giocando contro il Catanzaro. Al momento al pari di minuti, perché sono a 7 minuti del primo quarto, avanti Catanzaro 9-13. Parte intanto la gara qui al Pallaborelli. Faragalli pone Cefarelli, prova a venire avanti, il suo tiro, prova a fare Longobardi, vince ancora questo duello, si prende il rimbalzo, può ripartire Ricciotti lungo la linea per una tripla di Provenzani che infiamma il Pallaborelli, 14-6, forse passi per Provenzani ma l'arbitro non li ravvede. Faragalli sbaglia il tiro, palla fuori, rimessa che sarà da giocare per Scauri, mentre è pronto il doppio cambio. Fuori 13-10, dentro 6-12, praticamente dentro Marcon e Vecia, mentre riparte la gara. Marcon e Vecia dentro, proviamo Marcon a seguire Giammò. 4-43, pallone per Longobardi, lo attende Cefarelli, Longobardi prova a dargli spazio sotto per Serino, tutto chiuso. Allora Provenzani ricerca la tripla, ferro questa volta, poi Serino non riesce a prendersi il pallone, bravo Martone in questo caso, l'ex Ortona a prendersi la sfera. Faragalli per Sorrentino, qua il numero 12, anzi Marcon, palla fuori,
4 minuti e 19, palla fuori, rimessa per Scauri. Diciotti porta a passeggio Faragalli, quella Diciotti scappa via, taglia fuori per Longobardi, quella Longobardi rientra, si gira, riesce a tirare il ferro, Provenzani le molle, poi serve Marcon, può ripartire allora il numero 12, ospite sotto per il numero 6 che deve recuperare metri, poi arriva Cefarelli, Raveccia che si era trovato più avanti, spiazzato dal pallone, 14-8, Diciotti porta a passeggio Faragalli, i due si marcano a vista, Giammo dai e vai, ancora Diciotti, si prende il pallone, Marcon, il blocco di Serino, ancora Diciotti, il blocco, poi fuori Longobardi, il tiro di Longobardi, dentro un'altra tripla pesante di Longobardi, scaramente a 17 lo Scauri contro gli 8 della Luis, Longobardi sugli scudi in questo primo quarto, indiavolato, intanto Marcon scivola, all'indietro per Faragalli, ancora Marcon sotto a cercare Martone, si gira, spazia per cercare il tiro da parte di Veccia, ferro Cefarelli, poi Diciotti, leg mistico per Provenzani che sale in cielo e mette dentro, si merita questo primo piano Provenzani, recuperato un pallone grandioso e scappato via, andato a mettere dentro il 19° punto contro gli 8 della Luis, Faragalli porta a passeggio avversari e pallone, poi arriva un fallo che blocca il cronometro, fallo da parte di Serino che rimane quasi incredulo alla segnalazione del direttore di gara, mentre arriva un altro cambio, De Dominicis dentro, Martone fuori, mentre dall'altra parte Venafro ha già cambiato punteggio, 18-15 conduce Venafro adesso nei confronti di Catanzaro, si viaggia sui due campi per questa salvezza, è vero che anni fa parlavamo di altri risultati, ma giustamente bisogna adattarsi a questo tipo di stagioni. Giammo, passaggio buono per Diciotti, si incunea bene Diciotti, passaggio verso Giammo, Serino, penetrazione dove praticamente la Luis fa grande densità all'interno della campana, la Luis spesso le tiri riesce addirittura a concentrare tutti e cinque i propri giocatori, Serino allora avrà tiri liberi, mentre il primo fallo per il giocatore della Luis, tiro di Serino dentro, 20 Scauri, 8 Luis Roma, secondo tiro di Serino, secondo assegno riscosso, parte Faragalli, passaggio al centro per De Dominicis, De Dominicis sotto per Marcon, 3-2, ancora De Dominicis, prova a puntare Longobardi, non lo lascia passare, Cefarelli cerca il varco, l'arbitro dice che la palla è fuori, era crollato a terra Longobardi, voleva forse uno sfondo, l'arbitro ha preferito dare il pallone fuori, Veccia la gioca per Faragalli, poi Cefarelli si gira, va al tiro il numero 11 De Dominicis, Cefarelli ancora si prende un buon pallone, De Dominicis alza il compasso ma commette fallo su di lui Longobardi, e allora Piero De Dominicis avrà a disposizione due liberi visto che era al tiro, primo tiro del numero 11 di Paccarie, pallone fuori, seconda possibilità, secondo tiro 2-2, ma in questo caso di errori per De Dominicis, mentre ultimi due giri di lancetta, Diciotti nasconde il pallone a Faragalli, sotto per Longobardi, ma Longobardi cerca il varco tutto solo, ne esce un tiro, però non c'entra il canestro, Marcon di gran carriera dall'altra parte, deve andare da solo, l'arbitro ha visto un piede, ferma tutto la signora Nocera, ripartirà Scauri, Diciotti si prende il pallone, va davanti a Diciotti, ha bisogno di accelerare,
si perde il pallone contro Faragalli che può mettere dentro in solitaria. Sale a 10 la Luis, 21 a 10. Ricciotti, passaggio verso Giammò, un po' caduto il livello di Scauri in questo ultimo frangente. Giammò prova a rialzare la china con questo tentativo di tripla, riparte Faragalli, passaggio per Beccia, De Dominicis sotto a cercare Cefarelli. Cefarelli si gira, non riesce a insaccare, buono comunque l'apporto di Dario Cefarelli, sotto per Serino il pallone, Marcon lo segue, Serino va al tiro, riesce a mettere dentro sotto canestro, lottando in questo caso Davide Serino. Si riparte già dall'altra parte quando mancano meno di 38 secondi. Faragalli prova a salutare Ricciotti, si è liberato De Dominicis, passaggio per Veccia, fuori per Marcon, bisogna tirare. Marcon riesce in qualche modo a salire, pallone resta lì da parte di Serino. Con ripartire 18, c'è solo un'azione a disposizione, arriva Serino a piccolo trotto a recuperare posizione, lo attende Ricciotti, bisogna tirare però perché mancano 10 secondi. Va Ricciotti, tenterà l'accelerazione, va lui al tiro, Ferro, arriva Provenzani, contro tiro di Provenzani, finisce qui il primo quarto, 23 a 10, Moscauri in vantaggio contro la Luis in questi primi 10 minuti. Ci apprestiamo a vivere il secondo periodo tra Scauri e Luis. Serino, Provenzani, Giammò, Longobardi e Ricciotti in campo per Scauri. Dall'altra parte Faragalli, De Dominicis, Veccia, Cefarelli e Marcon. Questi giocatori in campo per le due compagini. Sarà De Dominicis a giocare il pallone. Attendo l'ok però dal direttore di gara, ok. Si può ripartire. Faragalli, possesso di palla per lui. De Dominicis va al tiro, buono lo schema da Luis, non trova il canestro, Cefarelli per il rimbalzo suo, poi Serino per Longobardi, tutto chiuso, finisce a giocare su Giammò, si presenta al cospetto di Faragalli, all'indietro per Ricciotti, tutto libero, di qua per Provenzani, sotto ancora per Longobardi, ragiona Scauri, arriva il fallo però per Longobardi, fallo da parte del numero 6, Veccia, Francesco Veccia, primo fallo per lui. Palla sotto da giocare con Ricciotti, arriva il cambio, dentro di nuovo Scuderi, fuori Marcon, pallone che sarà giocato da Ricciotti per Giammò, passaggio verso Provenzani, il tiro da lunga distanza, Ferro non la fare, Scuderi si vede il rimbalzo, può far partire i suoi di gran velocità, Faragalli si è scaldato tanto Manzo in questo intervallo. Tanto Veccia prende un ottimo corridoio, mette dentro due punti, Giammò per Ricciotti, chiama la calma ai suoi, poi il servizio per Longobardi, problema di girarsi, va Longobardi, sotto per Serino, mezzo a un bel po' di uomini, Serino commette passi, secondo il signor Platicò, pallone che si ferma e va dentro Manzo, fuori Giammò. Il pallone lì per la rimessa in gioco da parte di Faragalli che può portare il pallone avanti, passaggio sotto per Cefarelli, Scuderi prova a liberarsi, la penetrazione di Veccia, va al tiro, non trova il canestro, Serino rimbalzo suo, può ripartire Ricciotti davanti per Manzo, quasi un derby per lui, giocatore che ha militato nell'Alfa Omega, altro settore giovanile romano. Passaggio avanti per Serino, tutto chiuso, allora riparte da dietro per Simone Manzo, Longobardi non se la sente, ci prova allora Provenzani, il canestro non risponde, allora Scuderi può ripartire dal piccolo trotto, già dall'altra parte, in mezzo a tante maglie bianche, va Cefarelli al tiro, Ferro, Serino rimbalza il suo, Manzo
solo contro tutti, anzi solo contro Faragalli, va Manzo, spara via un pallone, Provenzani lo recupera bene, calma, chiama Sabatino, la calma la Diciotti sul campo, fermando questo pallone, va Diciotti, tutto chiuso, poi praticamente Faragalli stoppa il pallone quasi contendendo la Diciotti, ha ancorato a terra il pallone Faragalli nella contesa, il pallone va a finire allo Scauri, mentre va dentro di nuovo Buonaccorso, va fuori Veccia, dall'altra parte Venafro al momento in avanti 22-20 contro Catanzaro. Sciotti ha il problema di smistare il pallone, lo scaglia su Faragalli visto che non c'erano soluzioni plausibili, pallone per Provenzani, il tiro di prima intenzione, il ferro, poi ancora Provenzani può prendersi il pallone, la gioca Ricciotti, Ciotti gli sdraga via il pallone, Scuderi 2 contro 2, Scuderi penetra bene all'indietro, è arrivato Buonaccorso a rimorchio, spara il pallone, poi Cefarelli si prende rimbalzo, si gira, nulla da fare, molto impreciso in questo caso Cefarelli, poi sotto succede di tutto e arriva un fallo da parte di Longobardi, segnazione per il numero 35, allora dentro Manzo, anzi Marzullo, va fuori Ricciotti, secondo fallo personale per Longobardi, mentre praticamente De Dominicis potrà andare lì a cercare dei liberi. 23-12, De Dominicis centra il primo, 23-13, seconda possibilità per lui, niente da fare, 1-2, può ripartire il cronometro ma si riferma immediatamente perché pallone è fuori. 7.35 da giocare, Faragalli, pallone sotto per tentativo d'attacco che prosegue con Buonaccorso, poi De Dominicis mette dentro, Scauri un po' imbambolato in questo caso e ferma a 23, mentre praticamente ne ha messi 5, 5-0 di parziali in questo inizio di quarto per la Luis. Tanto Longobardi si perde il pallone, addirittura prende una pallonata in faccia, nulla di grave però per Longobardi che gioca con la mascherina di protezione, pallone che riparte, Faragalli alle prese con Manzo, arriva il blocco, gioca in qualche modo a Luis, Scuderi tiro a lunga distanza, non trova il tabellone, palla fuori, messa in gioco da Manzo, prova la velocità, Sole che adesso si trova in perpendicolare sulle finestre del palazzetto, Manzo manda a farfalle un avversario, si tratta di Buonaccorso, mette dentro, primi due punti di Scauri in questo quarto dopo che la compagine dei Delfini si era un po' fermata. Faragalli sfrutta il blocco, penetrazione Cefarelli, va dentro ma subisce il fallo da parte di Simone Manzo. Palla che rimane in attacco allora per la Luis Roma, Faragalli per Scuderi sotto, il tiro e dentro il pallone numero 17, 25-17, Scauri continua a pagare, parziale di 7-2, Longobardi per Manzo, Provenzani, Provenzani ancora in possesso palla, di smistarla, preferisce andare al tiro, il ferro poi sotto, arriva rimbalzo Marzullo, buono il suo pallone recuperato, Manzo, Longobardi cerca la tripla, la trova, forse nel momento più difficile di Scauri, 28-17, ripristinata la distanza dalla doppia cifra, Faragalli, passaggio per Scuderi, avanti del Buonaccorso, c'è Cefarelli in avanti, servito, soffia via il pallone, Serino voleva il fallo, forse Cefarelli, va fuori proprio lui al posto di Martone che rientra in campo,
qui Paccaria ha qualcosa da dire al suo numero 11 Dodominicis, palla che sarà da giocare da parte da lui, se nessuno se ne ravvede si arrabbia Paccaria. Non è giocato proprio per De Dominicis da parte di Buonaccorso. De Dominicis prova a girarsi proprio su Buonaccorso, va al tiro ma la sirena annulla tutto, troppo laborioso questa ripartenza, vogliamo dire così, da parte della squadra ospite. Manzo prese con Faragalli, blocco di Serino, Marzullo tutto chiuso, si ferma, prova a giocare avanti per Simone Manzo, il tiro di Manzo dentro, altri tre punti che scaraventano a 31 Scauri contro i 17 della Luis. Tuttavia il fallo proprio di Simone Manzo, fallo di Manzo segnalato dal signor Pratico, mentre fuori Buonaccorso, dentro Marcon, secondo fallo per Manzo. 5-18 del secondo periodo, la giocherà Faragalli, pallone verso Scuderi, si è liberato quasi per il tiro Scuderi, preferisce giocarla sotto Martone, era libero ma commette fallo Martone ai danni di Provenzani, è stato lasciato libero però dai due lunghi di Scauri, sia Longobardi che Serino lo avevano perso in questo gioco di marcature. Provenzani a giocarla, ci sono Marzullo, Manzo, Provenzani, Serino e Longobardi in campo per Scauri, Faragalli, Scuderi, Marcon, Martone e il numero 11 di Dominicis. Marcon non è suo, passaggio di qua per Faragalli che prova a rientrare, va al tiro Ferro, Marcon recupera lui, alle prese con Marzullo, riesce a smaltire il pallone con Martone, parte Scuderi, suo gancio, arriva Martone al rimorchio, non riesce nell'operazione, Faragalli continua però lui ad attaccare, Scuderi cerca la tripla, questa volta si prende il pallone Provenzani, può ripartire lui, la gestisce Provenzani, l'ex Stellazzurra va al tiro, poi Longobardi non la fare, Scauri che proviene dalla sconfitta sul campo della Stella Azzurra di domenica scorsa, tanto qui può forzare questa azione, arrivano i due punti di Marcon, altro cambio, fuori Faragalli, dentro di nuovo Difonso, c'è time out, tutti in panca a 4:22 a giocare in questo quarto. Al momento Venafro è sempre avanti su Catanzaro 28-26. Scauri si sta giocando le sue opportunità, 31-17 contro questa Luis Roma, 31-17, ma basti pensare che praticamente in questo quarto abbiamo iniziato sul 23-10, ne ha messi dentro 7 la squadra ospite, mentre Scauri ne ha messi dentro 8, un mini break che premia comunque Scauri, ma Scauri che si è ripreso nell'ultimo periodo. Termina il time out, si torna in campo. Lì già pronto Marcon per prendersi il tiro aggiuntivo e salire a quota 20 con la sua Luis. Marcon il tiro, palla sul ferro, sale in cielo Marzullo a prendersi questo rimbalzo, può ripartire Manzo, va il numero 14, serve Longobardi, le prese con lo stesso Marcon, tutto chiuso, c'è da trovare un compagno, c'è il fallo di Longobardi che alza il gomito, commette il suo terzo fallo in questo caso contro Marcon, arriva il cambio, fuori Longobardi, dentro Casoni,
4-0-2 da giocare, 4-0-5 dentro Cefarelli per da Luis, fuori il numero 13 Bonaccorso. Sarà Cefarelli a giocarla. Cefarelli subito mandato in campo per approfittare anche dell'assenza di Longobardi, non perché Cassoni sia la meno, ma giustamente sono due giocatori nettamente diversi. Intanto Scudari praticamente fa un costo to costo, non riesce a metterla dentro, riparte Marzullo, però Venzani già dall'altra parte, lo segue Di Fonso, chiuso, non riesce a servire per Casoni, c'è stato forse un tocco da parte di Di Fonso, non è della stessa idea. Allora riparte la squadra da Luis, Marcon, salto per Cefarelli, Cefarelli tutto fermo. L'arbitro ha visto il fallo di Casoni, eh sì, fallo di Casoni, oltre ad entrare diciamo quando siamo a 3.33 da giocare. Fuori Provenzani, dentro Giammo. Scauri che tiene in panchina Zolezzi e Varga. Varga che sta giocando in questo periodo nella doppia veste, doppio addestramento per il giovanile possibile a Serapo. Lui buoni minuti in cascina. Mentre riparte Scauri, Marzullo per Manzo. 31-21, 10 punti di distacco dalle due formazioni. Di Fonso prova a chiudere ogni varco a Manzo. Va Marzullo, prova ad ubriacare Cefarelli, fuori a cercare Giammò. Giammò sotto ancora per Marzullo, va al tiro. Toglie un po' di polvere dalla retina Marzullo. Mentre riparte già Di Fonso. Lo attende Manzo. Fonso continua con il pallone, Cefarelli mezzo a due uomini, ne esce un tiraccio, Marzullo per Manzo, non trova neanche lui il via del canestro, serie di errori. Allora Di Fonso prova a mettere ordine, Marcon finta di passaggio, tutto chiuso, ci ha ripensato alla fine Scuderi, arriva il blocco di Martone, la Scuderi blocca fuori per Cefarelli, Marcon prova la penetrazione, fuori ancora per Cefarelli, tiro ferro. Poi c'è un fallo sotto canestro, Giammò. Commette fallo Giammò. Segnalava il signor Praticò di Reggio Calabria. 33-21, Scauri al bonus. Martone può cercare di uscire il gap. Primo tiro dentro per l'ex Ortona Basket. Per lui presenza anche in Serie A. Pronto il cambio, entra la Veccia, 2 su 2 per Martone, Baccarie manda dentro Veccia, va fuori Scuderi, 2-29, Casoni per Manzo, va Manzo alle prese con Di Fonso, Serino a liberarsi di Martone, va Manzo, pallone per lui. Va a penetrare Manzo, si ferma, forse si è fatto male, arriva il canestro, problemi per Manzo. Mentre arriva la tripla di Marzullo, Manzo sembra piegato in due, esce Claudicante, speriamo non sia nulla di grave, problemi forse a una caviglia sembra. Riparte Di Fonso, Marcon le prese con Ricciotti, va a sfruttare il blocco Marcon, blocca tutto il direttore di gara, visto il fallo di Marzullo. Saranno ancora liberi Marcon, due liberi a disposizione. Quando il cronometro dice che ci manca 1.56 per chiudere questo quarto, Marcon sbaglia il suo primo tiro, seconda possibilità lì dalla linea dei liberi. 1 su 2
per Leonardo Marcon, tutti in panca, time out. Un po' stanco Sirino, sta pagando la stagione disputata qui a Scauri, ha fatto comunque un'ottima stagione Sirino in riva al Tirreno, un ottimo ritorno il suo, ma in questi casi paga un po' l'essersi caricato sulle spalle la squadra per tante partite, oggi non riesce a incidere come vorrebbe, è vero che magari il tipo di gioco non lo aiuta da parte degli avversari, lui che ha delle peculiarità di essere un giocatore che sotto canestro si fa vedere. Intanto vediamo la fasciatura per Manzo, problemi alla caviglia per lui, mentre dall'altra parte Catanzaro è ripassato in vantaggio 34-35 su Benafro, vantaggio diciamo così misero, ma un vantaggio che chiude il secondo quarto con Catanzaro in avanti. Ricordiamo, se Scauri vince e Catanzaro perde, Scauri questa sera festeggia la salvezza matematica, ma bisogna chiudere le gare con questa combinazione, altrimenti è tutto rimandato per i Delfini. Biciotti va a sfruttare il blocco, poi scarica verso Sirino, le prese con Martone, va a incuniarsi, tutto chiuso, riesce comunque a trovare il varco per il tiro, però si riparte dall'altra parte da Luis con Veccia, va Veccia, gli soffia via il pallone di Ciotti, bellissima la giocata. Va Ricciotti, la gioca bene nel breve, quattro giocatori della Luis vicino al pallone, però Ricciotti, passeggio Marcon, il tiro di Giammò, Ferro, questa volta Marcon si prende l'imbalzo, supera Serino, Marcon l'appoggia su Cefarelli, in qualche modo chiude Casoni, ma Cefarelli mette dentro 36-26, siamo quasi al minuto, Ricciotti. Passaggio verso Marzullo, Giammò, riprese con Veccia, arriva il blocco, va Giammò, prova ad ubriacare Martone, lo manda fuori giri, Ciotti c'è libero, Marzullo può cercare la tripla, Ferro solamente per lui, Martone deve smistare il pallone, allora in avanti per Veccia, uno Scauri un po' spaesato in questo frangente, sono saltate le marcature, Cefarelli, poi Marcon può cercare la tripla, Ferro, Sirino, ancora Marcon aiutato da Martone, si gira Martone qui, sbaglia un pallone che poteva essere bellissimo, bastava solo girarlo e qui non lo sbaglia invece Sirino. Questi sono i suoi palloni, queste sono le giocate di Sirino, stanno mancando a questo Scauri, lo ha innescato adesso Ricciotti, mentre praticamente siamo agli ultimi giri della lancetta, l'ultimo giro della lancetta in questo secondo quarto, si andrà a riposo lungo Di Fonso, va al tiro Martone, pallone dentro, la sirena ci dice che Scauri e Luis Roma vanno a riposo sul punteggio di 38-28, praticamente ne ha messi dentro 15 Scauri, ne ha messi dentro ben 18 la Luis, vincendo questo mini parziale, linea che va al terzo quarto. Pronta Scauri per iniziare il terzo quarto tra Basket Scauri e Luis Roma, punteggio al momento lo vedete sui vostri schermi 38-28 tra le due formazioni, Scauri con Ricciotti, Marzullo, Sirino, Giammò e Casoni, dall'altra parte Di Fonso, Faragalli, Scuderi, Cefarelli e Beretta. Direttore di gara è già pronto per portare il pallone sul parquet di gara, sarà Di Fonso a giocare il pallone, Scauri che giocherà dalla sinistra verso destra dei vostri teleschermi, il classico completo bianco, gara che inizia in questo momento nella seconda parte determinante, pallone gestito da Cefarelli per Scuderi, lo segue Giammò, preferisce giocare con Beretta che ha passato tantissimo tempo in panca, non si vede dal primo quarto, già gravato di due falli, intanto Scuderi mette una bella parabola che vale
il 38-31. Già altra parte Casoni, posto di Longobardi, anche lui fermo a quota 3 falli. Serino gioca per Giammo, la penetrazione dai e vai, potremmo dire così, per il numero 8. Va al tiro Serino, ma c'è il fallo probabilmente di Faragalli, sì, è così. Fallo da parte di Faragalli, capitano di questa Luis Roma. Serino avrà disposizioni libere per prendersi punti e rate, nulla da fare. Seconda possibilità per Serino, due tiri, un punto, 39-31, riparte Di Fonso, la penetrazione di Di Fonso, nulla da fare, passaggio fuori per Faragalli, Cefarelli, scusate, Di Fonso, la penetrazione, scorrono i secondi, bisogna tirare, forse passi, riparte Ricciotti, passaggio in avanti, Casoni non riesce a insaccare, si prende il pallone Serino, il tiro di Giammolo a lunga distanza, vale la tripla, 42 Scauri, 31 per gli ospiti. Scuderi per Beretta, ora Scuderi prova a seminare Marzullo, si incunea bene, va al tiro, poi Beretta, bella la correzione volante, cresciuto tantissimo Beretta in questa Luis. Giammolo porta il pallone al passeggio, poi lo scambia verso Serino, il tiro di Serino a lunga distanza, il ferro, Beretta anticipa dall'altra parte, Di Fonso per Scuderi, il tiro di Cefarelli, dentro altri due punti per la Luis, pallone gestito da Ricciotti, Ricciotti nasconde il pallone, poi Marzullo, Giammo cerca di nuovo il tiro, trova di nuovo la tripla, 45 Scauri, 35 Luis, con Ricciotti che ha piazzato la bomba, con Giammo scusate, che ha piazzato la bomba di nuovo dal lungo dell'arco esterno. Cefarelli, la sua penetrazione non la fa, Serino si prende un ottimo rimbalzo, può ripartire Ricciotti in avanti verso Marzullo, Faragalli legge bene, si impossessa del pallone, può puntare 3 contro 2, il tiro di Di Fonso, la tripla questa volta arriva per la Luis, sale a 38 la squadra romana. Ricciotti riprese con Faragalli, va Ricciotti, tiro di Serino a bomba, si ferma sul ferro, può ripartire la squadra con Beretta, 45-38 quando mancano 9-24, anzi quando mancano 7 minuti in questo quarto, può ripartire Scauri con Ricciotti, va Giammo, tutto chiuso, tiro di Marzullo sulla sirena, è buono, dice il direttore di gara, 47 Scauri, 40 per la Luis, pallone per Cefarelli, forse passi, Scuderi, passaggio per Faragalli, poi Di Fonso, va al tiro, bomba che si ferma sul ferro, Casoni si prende un ottimo rimbalzo, può ripartire Ricciotti, va Ricciotti, pronto il cambio tra De Dominicis per la Luis, sotto Pezzerino, in mezzo a due uomini, subisce fallo, 6-0-3, 47-40 per Scauri, in vantaggio solo di 7 punti al momento. Il quarto si era aperto sul 38-28, praticamente era di 10 il gap, si è ridotto adesso. Serino per Ricciotti, passaggio verso Giammo, il tiro di Giammo non lo fare, non riesce a impattare a punti, l'arbitro blocca tutto, ha visto il fallo da parte di Serino,
mentre Venafro al momento avanti 43-39 contro Catanzaro. Di Fonso, allora lui a giocare il pallone, cerca un compagno, alla fine l'arbitro lo punisce per questa perdita di tempo. Ripartirà Scauri con Giammo, la gioca su Ricciotti, va il capitano alle prese con Faragalli, passaggio in avanti per Zerino, poi il passaggio si conclude da dove era partito con Ricciotti. Serino prova la penetrazione con Beretta che chiude ogni varco, arriva il tiro di Serino che galvanizza anche la tribuna. 49-40, Di Fonso, penetrazione per lui, spara il tiro, prova, poi c'è il fallo sotto da parte di Scauri, ha due liberi Di Fonso per poter cercare di prendersi questo canestro a rate. Dentro Veccia, fallo di Marzullo, fuori Faragalli, terzo fallo anche per Marzullo. Di Fonso, primo libero a disposizione, palla sul ferro, non la fare, impatta lì, si ferma e torna giù il pallone senza passare dalla retina. Seconda possibilità per Di Fonso, però Ferro questa volta trova le comode braccia di Serino. Ricciotti, passaggio verso Marzullo, la penetrazione di Marzullo, poi Beretta si prende il pallone per far ripartire Di Fonso. 5 minuti tondi da giocare, Scuderi, ora De Dominicis, Valti da lunga distanza. Ferro, poi rimbalzo che prende Giammo, può ripartire Scauri, Ricciotti davanti per Serino, si è chiuso tutto, l'arbitro vede passi per Serino, grand time out, entra anche Provenzani però alla fine del time out, tutti in panca allora, 4 minuti e 45 da giocare, 49-40 al momento il punteggio, dopo il primo break che si era chiuso 23-10, il secondo 15-18 a favore della Luis, adesso 49-40 ci dice che ne ha messi 12 la squadra ospite, ne ha messi solo 11 Scauri. Torna in campo il pallone, è già ripartito per la Luis. Di Fonso gioca col cronometro, De Dominicis, dai, vai proprio con Di Fonso, pallone gestito, va Scuderi, prova a penetrare, Beretta appoggia, lui va a fare per due, Casoni si prende un ottimo rimbalzo, può ripartire Ricciotti, c'è sotto Serino, servito, ha preso con Beretta che lo attenta, l'attende, poi Giammò, lo va a fare questa volta, il tiro è lento, non dei migliori, il tiro di Giammò. Scuderi circonnaviga il canestro, Di Fonso, tiro di Veccia e questa è una bomba da tre che premia la Luis, 49-40, era una Luis galvanizzata quella tornata in campo dagli spogliatoi. Passaggio per Giammò, la presa con Scuderi, arriva Casoni, Giammò non si libera però, Serino, passaggio sotto per Casoni, può appoggiare dentro, 51esimo punto per i Delfini, 51-43, Di Fonso, dai vai con De Dominicis, passaggio per Scuderi, Beretta, le prese con Serino, poi il passaggio fuori, il tiro di Veccia, sua una bomba da tiro in precedenza, poi Ricciotti approfitta di questo rimbalzo, Provenzani può volare, mette dentro, 53 Scauri, 43 per gli ospiti,
passaggio in avanti per Beretta, ancora le prese con Serino, il passaggio per Difonso e qui c'è il fallo da parte di Difonso, abbastanza netto lo sfondo su Provenzani. Pallone fermo. Pallone che ripartirà. Diciotti porta a passeggio Faragalli. Ancora Diciotti. Stacca verso Giammò che prova a penetrare, c'è Cifarelli su di lui, passaggio però per Faragalli, si parte in contropiede, Scuderi, si ferma lì Provenzani, sradica via il pallone, Ricciotti in mezzo a tante maglie blu, riesce in qualche modo a distigare la matassa, Provenzani cerca la bomba, trova la tripla, 56-43, Provenzani, ottimo il suo tiro. Pallone avanti per Beretta, si perde il pallone ma trova il fallo da parte di Serino. Passaggio per Cefarelli, Faragalli. Pallone perso. Allora ripartire Scauri con Ricciotti. Va Ricciotti. Passaggio per Serino. Provenzani. Va la squadra scalese Giammò. Ancora per il tiro di Ricciotti. Ferro poi Beretta. Si prende un altro rimbalzone. 56-43. Minuto e 57 a chiudere questo quarto. Cefarelli prova a girarsi, prova a fare tutto chiuso, ancora Cefarelli, pallone che resta lì, poi fuori per il tiro di Scuderi dalla lunga distanza, Provenzani, Serino, si prende il rimbalzo, in qualche modo il pallone controllato da Giammò, ma era fuori, sarebbe stato un ottimo pallone, un'ottima ripartenza per Scauri, quando mancano 1 minuto e 42 da giocare, Paccarie dà indicazioni ai suoi, commissario tecnico di Malta, Paccarie, tanti traguardi di prestigio per questo coach che ha avuto il fregio anche di guidare la nazionale militare italiana. Faragalli, passaggio infine per Veccia, si fa vedere in avanti, viene servito e qui c'è il fallaccio da parte di Provenzani, bloccato fallosamente Eugenio Beretta che era scappato via per un gol del vero. 1:25 da giocare, molto mobile, un pivot sui generis Beretta, gioca tantissimo a contatto con la squadra, primo tiro di Beretta che si insacca, seconda possibilità per lui. 2 su 2, 56-45, già partito il cronometro. Scauri al momento su più 11, Provenzani per Serino, arriva Giammò a rimorchio, ancora Giammò, tutto chiuso, preferisce giocarla col suo numero 8, dai e vai ancora. Ancora Giammò, prova ad ubriacare Scuderi, impede il tiro. Parte Scuderi, passaggio in avanti per Cefarelli. C'è forse lo sfondo, anzi no, fallo più canestro, in questo caso fallo più canestro, 48, anzi 47 per la squadra ospite, con Cefarelli che avrà il tiro libero a disposizione. Dal tiro Cefarelli, palla sul ferro, sotto Casoni, si prende il rimbalzo, può ripartire Scauri con Ricciotti.
Pietro Trotto l'appoggia, poi Giammò, Provenzani, passaggio a servire di Ciotti, Serino e Cefarelli, Greco Romana, non so se li avete visti gli inquadrati, bisogna tirare, allora va Giammò, Ferro, Beretta si vende un ottimo rimbalzo, Faragalli, 30 secondi da giocare, partono i blocchi con Beretta che chiude il varco a Ricciotti, Faragalli prova a approfittarne, Cefarelli, Beretta solo là sotto, sbaglia il tiro, palla fuori, 10 secondi, ha lasciato scappare via il pallone Casoni, ha fatto bene, approfitta di questa rimessa dal fondo, già battuta Provenzani, per Ricciotti, va Ricciotti, lascia Verserino, fuori a cercare Giammò, cerca la tripla Giammò, dentro, stacco importante per Joshua Giammò, per chiudere questo quarto, 59 Scauri, 47 per la Luis, ci apprestiamo a vivere l'ultimo periodo per chiudere questa contesa. Ultimi 10 minuti, Scauri propone Casoni, Giammò, Serino, Provenzani e Ricciotti. Faragalli, Veccia, Cefarelli, Scuderi e Beretta. In campo per la squadra ospite. Si attende l'ok per iniziare questi ultimi 10 minuti. Iniziano in questo istante. Tanto da Venafro ci arriva il risultato del terzo parziale, 59-58, Venafro in avanti, stando così le cose non si concluderebbe nulla stasera in chiave salvezza, tanto Casoni mette dentro due punti, 61-47, riparte Faragalli, passaggio per Scuderi, Veccia per Beretta, ancora Veccia, cerca la tripla al ferro, poi Ricciotti si impossessa del pallone, può fare i partiti suoi di gran carriera, Ricciotti ferma tutto, era partito velocissimo, poi si è fermato, Giammò la prese con Scuderi, prova a nascondere il pallone, arriva Serino al blocco, passaggio proprio verso Serino, il pallone si perde, però il fallo di fondo e rimessa che dovrebbe essere a favore della squadra di casa. Sarà lo Scauri a giocarsi il pallone. Ricciotti mette il pallone subito sul tiro per Provenzani. Bomba, 63 Scauri, 47 scusate per gli ospiti. Cefarelli ha preso con Casoni, va al tiro, c'è il fallo da parte di Casoni, tutto fermo, dovrebbe cominciare a scaldarsi anche Longobardi probabilmente con il suo ritorno in campo in questo finale di gara, fermo praticamente dal secondo quarto Longobardi, mentre va fuori Veccia, va dentro Buonaccorso, anche lui da un bel po' che non si vedeva in campo, Cefarelli, primo tiro da annullare, superato la linea il giocatore ospite, terzo periodo, il parziale 21-19 per Scauri, Cefarelli, pallone dentro, punteggio aggiornato allora 63-48, la Provenzani porta a passeggio la sfera, Giammò si perde il pallone, poi lo recupera contro Scuderi, si era liberato Casoni, preferisce giocarla su Serino, Ricciotti si prende il tiro, due punti per Scauri, 65-48, Faragalli pronto a rientrare Di Fonso, va Faragalli contro Giammò, l'accelerazione di Faragalli, poi il passaggio fuori verso Scuderi, il tiro di Scuderi dentro per lui, 3 punti, 65-51, 14 punti di distacco, va a portare il pallone Ricciotti, l'appoggio è per Giammò,
penetrazione, scarica fuori, ha letto bene Faragalli, anticipa Casoni, quasi lo irride Faragalli, poi arriva Giammo, blocca tutto, palla fuori, rimessa per la Luis che rimane in attacco, dentro Di Fonso, fuori Cefarelli. Mentre rimane fuori Martone, Faragalli la gioca per Bonaccorso, Scuderi commette fallo però su di lui, Provenzani, paletta numero 4 per Provenzani, si avvicinano in zona pericolo i giocatori, allora pronto ad entrare Zolezzi, fuori Provenzani, dentro Zolezzi, un po' dettata, obbligata la scelta del cambio. Parte con Di Fonso, il passaggio per Beretta, dai vai, Di Fonso spara via il pallone, può ripartire allora lo Scauri, Ricciotti, va Ricciotti, pallone verso Giammo, Zolezzi, prima sfera toccata, arriva il blocco di Casoni, la gioca sul numero 23 Zolezzi, va al tiro Casoni, dentro 67 Scauri, 51 Luis. Mentre al momento Catanzaro è avanti, 60-64 contro Venafro, Beretta il tiro, nulla a fare, il rimbalzo è prende Ricciotti, può ripartire il numero 5, è pronto ad entrare anche Martone. Ricciotti si trova sulla sua strada, Beretta, l'arbitro blocca tutto, passi per Ricciotti, 6-55. Va la direttrice di gara, la signora Nocera, a spiegare la scelta a Ricciotti. Mentre Provenzani è quasi ultras in campo, galvanizzare i suoi compagni. Faragalli scivola Scuderi, parte Bonaccorso in penetrazione, Casoni chiude ogni varco, Martone il tiro da lunga distanza, non riesce la correzione volante, Casoni si prende il pallone. Può ripartire Ricciotti, va il capitano, si ferma Serino, ancora Ricciotti, dai e vai, tra i due si proponeva Casoni, servito, si prende a lunga distanza Casoni, ferro, può ripartire Scuderi, va il numero 10, nulla da fare Faragalli, tutto chiuso però, non tira Luis, Di Fonso, l'accelerazione su Giammò, cercare Bonaccorso, il tiro di Bonaccorso è una bella bomba da 3, 54 per gli ospiti, 67 per Scauri, parte Ricciotti, Ricciotti tutto chiuso e qui legge bene Di Fonso, pallone che si ferma sul ferro e poi va dentro, la giocata per Ricciotti, 67-56. Serino va al tiro, ferro, Scauri fermo, questo frangente non riesce a trovare punti, 67-56, 5-22 da giocare, Faragalli per Di Fonso, Scuderi sotto per Martone, giro palla completo adesso e la Luis, Bonaccorso tutto chiuso, deve tornare su quei passi, fuori per Di Fonso, cerca lui il tiro, bomba, solo ferro, può ripartire Casoni, la lascia per Ricciotti, va Ricciotti, si incunea bene, mette dentro e pesca anche un bel fallo per Dante Ricciotti. Catanzaro ancora avanti, 65-69 sul campo di Venafro, torna in campo Longobardi, va fuori uno stanchissimo Serino, vedete adesso inquadrato Serino, non al 100% oggi, vedete lì seduto, pallone sarà per Ricciotti, primo e unico tiro per Ricciotti, a rotonda a 70, può ripartire il cronometro, a 4.58 da giocare, Faragalli avanti per Di Fonso, Martone, arriva il tiro ma l'arbitro ha bloccato tutto per un fallo,
paletta numero 4 da parte di Longobardi, e credo che Serino non potrà riposarsi così tanto se Longobardi appena entrato va al quarto fallo. Martone, primo libero dentro, seconda possibilità per lui, 70-57. Scaurica è a 4 minuti e 50 dal vincere questa partita. Nel mezzo c'è la Luis Roma di Coccio Paccarie, per nulla Doma, Giammò, passaggio per Giammò, il buono tentativo verso Longobardi, tutto fermo però, si lavora con Ricciotti, avanti ancora per Giammò, è pronto il cambio, entrerà Marzullo, Ricciotti prova a penetrare ma si perde la sfera, palla sul fondo, voleva forse un fallo. Tutti in panca, time out. Saranno 5 minuti, veramente 5 minuti, 4 minuti e 28 di gioco, ma saranno almeno altri 10-15 da giocare, veramente ad alto livello, anche perché le due squadre sono lì, sono attaccate. 12 punti di distacco, non sono tantissimi, la Luis ha dimostrato di poter recuperare velocemente. In qualunque momento potersi giocare le proprie carte la Luis. Ovviamente Scauri a Longobardi, adesso a 4 falli, a Provenzani a 4 falli. Infatti va fuori Casoni, va dentro Marzullo, questa è la scelta del coach scaurese Sabatino. Riparte Di Fonso e Faragalli a giocare la play. Faragalli l'appoggia su Martone, dai, vai 3-2, l'accelerazione di Faragalli lo stringe al fallo. Ricciotti, due liberi a disposizione di Faragalli, per Ricciotti si alza la paletta numero 1, fa strano vedere la numero 1 Ricciotti, il numero 4 a Provenzani e a Longobardi. Giocato pulito fin qui il capitano. Faragalli, 4-18 da giocare, primo tiro per lui, non si fa intimidire dai fischi, sale a 59, vicino a chiudere il gap della doppia cifra da Luis. Secondo tiro, secondo canestro per Faragalli, Marzullo la mette per Giammò, Ricciotti subito in avanti per Zolezzi, passaggio di ritorno, lo Scauri che prova a scaricare il cronometro in tutti i sensi, e qui è bravo Scureri però a leggere il passaggio, viene in avanti per Faragalli, Di Fonso si prende una bella responsabilità, si prende però tre punti importanti, 70-63, lo Scauri è fermo, dall'altra parte Catanzaro sta vincendo 69-71 quando mancano praticamente 4 minuti. Ricciotti per Giammò, cerca lui la tripla, niente da fare, Faragalli può prendersi un altro pallone, è uno Scauri che però è fermo, l'abbiamo già detto, non ci piace ripeterci, ma sta uscendo poco o nulla dalle braccia scauresi. Marcon va al tiro, Ferro, rimbalzo sotto di Longobardi, riesce poi Marzullo a intromettersi, Giammò, forse il piede di Faragalli, Zolezzi ruba un ottimo pallone, Ricciotti. Un po' di regolarità non vista dai direttori di gara, ma lasciamo andare. 3-11, il tiro a lunga distanza, arrivano i tre punti per Scauri che si muove un po' la retina, ma sta di fatto la squadra scaurese è ferma. Mancano 2:50 da giocare. Tantare 63, Longobardi sul ferro, pallone fermato, 2:33 a giocare, pronti Serino e Provenzani per sfruttare gli ultimi scampoli di questa gara, le ultime batterie per Serino, mentre l'ultimo fallo per Provenzani. Fuori Zolezzi, dentro Serino, fuori Giammò.
lo vedete adesso che arriva per il cambio con Provenzani. Parte il cronometro, Provenzani fa girare palla per Ricciotti, va in penetrazione Ricciotti, preferisce andare all'indietro per Marzullo, finta di tiro, Provenzani in avanti per Serino, il pallone torna a Provenzani, il tiro di Provenzani, il ferro proprio sul suono che poteva fermare l'azione di Scauri, Martone per Faragalli, 73-63 Faragalli, gap di 10, Marcon si gira bene, appoggia dentro, 73-65 a 2-0-7, Marzullo per Serino, passaggio verso Ricciotti, addormenta un po' il pallone Ricciotti contro Difonso, prova la penetrazione, si è chiuso da Luis, Provenzani cerca il tiro a lunga distanza, bomba da 3, riparte la squadra Luis, Marcon va a chiudersi, già dall'altra parte Ricciotti a 1.45, Ricciotti scarica un po' il cronometro, ha bisogno di giocare anche con il tempo Scauri, Longobardi, palla fuori, buono l'anticipo da parte di Scuderi, 1.37 da giocare, sarà Provenzani a giocare il pallone, passaggio verso Ricciotti che ferma la sfera, vuole sfruttare tutto il tempo a disposizione Ricciotti, poi va al tiro, ferro, nulla a fare, Martone pulisce questa sfera e Faragalli la perde nel tentativo di ripartenza, 73-65, ancora avanti Catanzaro, Scauri 76-65, pronto ad entrare Sorrentino, esordio in gara per lui, fuori Faragalli, Ricciotti e Serino, pallone per Ricciotti, raffredda la sfera da Dante Ricciotti, lo attende Sorrentino, vai il playmaker di Scauri quasi a voler consumare tutti i secondi sul piccolo tabellone, Marzullo lo stoppone da parte di Marcon, Ricciotti, Longobardi cerca la tripla ed è una pietra pesantissima da parte di Longobardi, Marcon già dall'altra parte è preso con Marzullo, prova a girarsi, Ricciotti gli ruba il pallone, Difonso si prende la sfera, passaggio in avanti per Martone, manda a vuoto Marzullo, c'è il fallo più canestro, 79 Scauri, 67 per la Luis, 47 secondi da giocare, Martone culla il pallone, il suo tiro dentro, sale a 68 la Luis contro 79 di Scauri, il cronometro che è già ripartito, Ricciotti va, Ricciotti porta a passeggio la sfera e quasi caccia all'uomo Longobardi, lo attende Sorrentino, ancora Longobardi, passaggio verso Ricciotti, va Ricciotti ancora a passeggio, tutto chiuso, il tiro di Ricciotti, nulla da fare dall'altra parte, Marcon va a incunearsi, quinto fallo per Longobardi, esce tra gli applausi, paletta numero 5 per lui. Quando mancano 14 secondi a chiudere questo periodo, anzi a chiudere l'intera gara, pari tra Venafro e Catanzaro al 39esimo minuto, Marcon, il suo pallone si insacca, seconda possibilità per Marcon, 2 su 2, 79-70, 14 secondi, partire adesso, ma sono solo applausi quelli che accompagnano Dante Ricciotti a chiudere questa gara, Catanzaro 75-77 su Venafro, si salutano i giocatori, termina qui la gara, un ottimo Scauri, batte la Luis Roma
con il carattere, adesso l'orecchio dall'altra parte ad attendere la chiusura dell'altra partita, uno Scauri che potrebbe lasciare il parquet salvo questa sera, ma è uno Scauri che ha risposto di carattere, uno Scauri che ha battuto una Luis che adesso potrà prepararsi ai playoff, visto che la squadra di Paccarie è già in questo traguardo. Io vi ringrazio per essere stati con noi e via linea che va direttamente alle interviste del post gara. Coach Sabatino, un'ottima prestazione contro questa Luis, ma ancora la matematica non premia questo Scauri. Premia lo Scauri, l'importante è che noi psicologicamente a Venafro gli abbiamo dato una grossa spallata, che è vero che Venafro però a tre partite sempre sei, a noi ce ne basta una, a loro devono farne tre, per cui niente, noi era già con Cassino e Stella, avevamo giocato bene, stasera abbiamo fatto una buona partita contro una squadra bella tosta. Prossima squadra è un'altra squadra tosta, perché il Capo d'Orlando è una di quelle squadre che quest'anno hanno fatto una bellissima stagione. Sì, sarà una partita difficilissima, ma noi ci andiamo con la consapevolezza di chiudere là il discorso salvezza, e quindi speriamo, anche perché ce lo meritiamo per tutto quello che abbiamo fatto. Qua c'è gente che ci critica, ma io devo dire che sta squadra ha fatto veramente i miracoli, e non lo dico io come allenatore, lo dicono tutti gli addetti ai lavori, tra procuratori e direttori sportivi. Io mi levo tanto di cappello con questi ragazzi. Notavo un Serino un po' stanco questa sera, sta pagando le imprese della stagione? Sì, sta pagando le imprese della stagione, per cui speriamo che adesso viene Pasqua, si rifiata un po' e poi riprendiamo l'ultimo rush finale. Allora, in bocca al lupo, e adesso ci sono tre colpi, bisogna capire chi li spara meglio. Speriamo bene, non dico niente, speriamo che la Santa Pasqua ci benedice. Con l'assistente di coach Paccarie, una Luis che oggi non è riuscita a passare a Scauri, ma è una Luis che si deve preparare per quelli che saranno i playoff. Sì, innanzitutto complimenti a Scauri per l'ottima partita che ha giocato, credendoci dall'inizio alla fine. Noi abbiamo commesso molti errori da parte nostra e non siamo riusciti a stargli dietro, se non qualche minuto all'ultimo che abbiamo provato a recuperare, ma la partita ormai era già compromessa. Ci abbiamo provato, ma ripeto, l'energia oggi di Scauri, soprattutto in Serino, in Longobardi, in Provenzani, ci hanno messo in difficoltà. Anche Ricciotti ha trovato anche facili assist, quindi ci ha punito nei momenti opportuni. Noi, ripeto, non siamo questi, però merito anche a Scauri ovviamente. Mi è rimasta impressa una frase di coach Paccarie qualche anno fa, mi disse: gli universitari sono difficili da allenare perché rischi di arrivare alla fase finale della stagione che sono sotto esame. Pare che al momento questo problema sia stato superato. Più che sotto esame siamo sotto Pasqua, quindi le feste si avvicinano, è capitato anche con Battipaglia in coincidenza Natale che abbiamo perso lì, e quindi forse le feste più che gli esami sono un po' il problema, ma al di là di questo noi prepariamo le partite al di là degli esami, al di là anche della battuta. Purtroppo, ripeto, ci sono anche gli avversari di mezzo, quindi noi ci proviamo, prepariamo bene le partite, però come oggi Scauri ha meritato di vincere poi alla fine. Prossimo turno avete il Valmontone, un'altra squadra che è lì nella parte alta della classifica, oggi addirittura ha superato 400, quindi sembra quasi in palla. Sì, risultati non lo so, ma come mi dici, Valmontone è un'ottima squadra, è una squadra costruita per provare a salire, quindi sono avversari tosti. E noi come al solito dobbiamo mettercela tutta per provare a portare a casa i due punti e per consolidare il sesto posto, poi si vedrà anche perché la Stella ci sta addosso praticamente a due punti, quindi anche per la griglia dei playoff un sesto posto può essere importante. E quindi giocheremo con Valmontone consapevoli di essere naturalmente sotto di loro, ma proveremo a batterli, insomma, ecco.
Dante, prima della gara ci perdavamo calcolando se Scauri vince, se Venafro vince, se Scauri fa. Alla fine la salvezza, adesso ci sono solo tre partite, Scauri addirittura vorrebbe perdere tutte e tre, sperando che Venafro non ne vinca tre. È un gioco di numeri, però voi dovete fare il vostro compito come stasera. Questo senz'altro, penso la cosa più importante sia quella di non pensare a ciò che fanno le altre squadre, perché noi vincendo un'altra partita comunque saremo salvi matematicamente, che comunque è stato l'obiettivo da inizio anno. Noi dobbiamo pensare che adesso dobbiamo andare a Capo d'Orlando, non bisogna comunque non pensare che non possiamo arrivare ai playoff, perché noi facendo tre gare poi bisognerebbe pensare a risultati troppo complicati per me, però potremmo arrivare anche ai playoff, quindi anche questa è un'altra possibilità. Noi cerchiamo di mettercela tutta come ogni settimana, come abbiamo sempre fatto, insisto, cercando di non pensare agli altri, e le cose così sono molto più facili. Arriva la primavera, ma questa sera, tu qualche giornata fa, Serino, questa sera avete un po' pagato quelli che sono stati i sacrifici della stagione, perché in alcune gare voi avete tirato avanti 40 minuti, adesso bisogna avere una risposta da tutto il roster. Sì, sì, è anche giusto che io, Davide, magari Andrea, lo stesso Joshua, che siamo quelli che comunque i senior e quelli che abbiamo giocato da più tempo in Serie B, abbiamo qualche minuto in più agli under, questo è sempre stato così. L'importante è che bisogna capire che in queste squadre ognuno, anche un secondo, deve dare il proprio contributo. Si è fatto tanta fatica durante l'anno, ma lo sapevamo. Quindi quando si fa tanta fatica c'è anche più soddisfazione dopo, quando si raggiunge l'obiettivo, quindi noi siamo contenti così e abbiamo ancora tre partite per continuare a crescere e fare il nostro bel campionato come abbiamo fatto finora. Allora, per il momento buona Pasqua e poi il rush finale. Sì, grazie, buona Pasqua a tutti. Sì, ce la mettiamo tutta, ci godiamo la Pasqua adesso, poi ci ripensiamo settimana prossima, dai. Roberto Di Cola, manca poco per lo Spumante. Sì, veramente sono felicissimo, faccio complimenti ai ragazzi che hanno interpretato veramente bene insieme al coach questa gara. Come hai detto te, manca veramente poco, però manca, credo che ce lo meritiamo. E dobbiamo soffrire un altro pochino, che poi è il primo obiettivo che ci siamo prefissi quest'anno, insomma. Colgo l'occasione di augurare una buona Pasqua a tutti i nostri sostenitori, e ricordandogli di starci sempre vicino. Tanti tanti auguri dal Basket Scauri.